Buongiorno Damari e benvenuto e benvenuta a questo nuovo giro di Effetti Giornaliero. La traccia che ho scelto per oggi ti può essere utile se anche tu a volte vivi alcune situazioni che ti fanno provare un senso di ingiustizia. Quella situazione non va come tu ti aspettavi, non è come tu vorresti. Ed ecco salire questa sensazione quasi di impotenza, la sensazione che non puoi fare nulla per cambiare quella situazione che ti fa stare male. E nulla. Proviamo, picchiettiamo con questo giro quella sensazione, vediamo cosa può essere diverso al termine di questo giro di effetti. Ti chiedo di iniziare a picchiettare sul punto karate e di spostarti poi ad attivare altri punti della sequenza come senti che sarà meglio per te. E ripeti con me, anche se quando penso a quella situazione, quando vivo quella situazione, e anche in questo momento, se ci penso, mi sento addosso un grande senso di ingiustizia. Tutto questo può cambiare e cambia mentre lo osservo. Anche se tutte queste ingiustizie mi fanno provare e mi creano interiormente una stanchezza immensa. Le cose non cambiano nonostante io vorrei fossero diverse. Vorrei non provare più questa sensazione che la vita è ingiusta con me. Ma intanto le cose non vanno come vorrei. Tutto questo può cambiare. Ed io lascio che cambi. Anche se tutto questo senso di ingiustizia che provo è legato a situazioni esterne, mi apro alle infinite possibilità e rilascio ogni attaccamento emotivo all'aspettativa che le cose fuori di me accadano diversamente perché io possa sentirmi bene. E mi apro all'essenza, mi apro alle infinite possibilità e permetto a tutto questo senso di ingiustizia che a volte mi prende di disattivarsi veramente ora. E recupero tutta la mia energia da quella parte di me abituata a provare questo senso di ingiustizia per come vanno le cose, per come vedo accadere la vita. La mia energia la recupero, tutta, e la riporto in flusso, in armonia con il mio centro. E fai un bel respiro mentre queste frasi agiscono. Lasciale agire, lascia che accada il cambiamento che sta accadendo. E anche se ho comunque ancora l'idea che per non sentire più un senso di ingiustizia le cose dovrebbero cambiare, le situazioni in cui vivo dovrebbero essere diverse, ma la vita accade e quasi mai accade come io vorrei, rilascio ogni attaccamento emotivo a quest'idea.
e rilascio ogni attaccamento emotivo alla convinzione che la vita non è mai come io la vorrei. E scelgo di cambiare punto di vista. Scelgo di accorgermi ora di cos'è che mi trattiene in questo modo ingiusto di vedere le cose. Scelgo di accorgermi ora di cosa è stato così importante per me finora da non volerlo cambiare, da non poterlo cambiare. E mi apro alle infinite possibilità e rilascio ogni attaccamento emotivo al bisogno che le cose cambino. E scelgo di accorgermi che posso io scegliere diversamente. Un passo alla volta. Posso cambiare io. E sincronizzo tutte le mie cellule con questa nuova realtà. Ripetiamolo ancora una volta, sincronizzo tutte le mie cellule con questa nuova scelta e armonizzo tutti i miei sistemi con questo nuovo punto di vista. Anche per oggi abbiamo terminato. Potrebbe essere utile picchiettare ancora un po', magari durante questo giro ti è arrivato alla mente, ti è arrivata una qualche consapevolezza del perché provi questo senso di ingiustizia in questa situazione precisa. Se questa consapevolezza ti è arrivata durante l'attivazione dei punti o magari ti arriva oggi durante questa tua giornata, ti consiglio di picchiettare anche semplicemente, anche in silenzio, picchiettare questa consapevolezza che ti è arrivata fino a rilasciare il senso di ingiustizia. Ti assicuro, si può rilasciare completamente con pochissimi giri di EFT, questa è la mia esperienza. Ti auguro una buona giornata e arrivederci al prossimo giro di EFT giornaliero.